Benvenuti in Sardegna, paesaggio spettacolare. Siamo nel Golfo di Gugnana. Lì, a circa mezzo miglio, abbiamo Cala de Sardi, la base dove veniamo spesso per fare i nostri video. Veniamo qui perché qui, in questo golfo, c'è sempre un po' di vento, forse non come oggi che ci sono 25-30 nodi, c'è sempre vento e non c'è mai mare, perché qui il vento viene da maestrale, cioè dalle mie spalle, e chiaramente è qui è tutto riparato a maestrale. In questo momento ci troviamo nella cala di Rena Bianca. Come vedete, effettivamente la spiaggia qui è veramente bianca. Siamo venuti qua per presentarvi il Lagoon 50, un modello del cantiere francese uscito nel 2018 e che si inserisce in un cambio di filosofia del cantiere, anche in un momento storico particolare del cantiere stesso, perché da lì, da quando questa barca esce a pochi mesi, il cantiere si troverà a raddoppiare la sua produzione, per cui a fare un salto importante. La parte fondamentale, il cuore di questo cambio di filosofia delle barche Lagoon è la posizione dell'albero. Voi sapete che ogni progettista ha le sue teorie sul piano velico, ma più che le teorie ha il suo modo di inserire il piano velico nell'economia generale dell'imbarcazione. Per questa barca hanno scelto di arretrare il piano velico, per questo e per tutti i modelli Lagoon usciti negli ultimi anni si è arretrato l'albero, per cui il piano velico, quello della randa soprattutto, è andato indietro. Di contro però abbiamo un grande spazio tra albero e strallo, il che vuol dire una grande vela di prua autovirante. Barca semplice, però barca veloce. Questa è una cosa importante. Le caratteristiche sono quelle classiche del Lagoon, per cui uno dei must sono le reti. Come vi dico ogni volta che parliamo di catamarano, le reti sono importanti da un punto di vista della sicurezza, perché quando io navigo con mare formato permettono all'onda di sfogare attraverso la rete. Importante è anche questo spazio divano prendisole, perché io qui passo buona parte della giornata e posso comunicare con l'interno attraverso un oblò piuttosto grande che mi è utile se voglio passarmi qualche cosa, qualche bevanda, qualche cosa da mangiare. E ho questi scafi che, come vedete, sono molto larghi. Gli scafi della Lagoon sono molto larghi, poi sotto si stringono grazie a un redan, e questo fatto, questa loro larghezza, mi permette di avere degli interni molto voluminosi. Ma per presentarci la barca, per mostrarcela, per farcela conoscere, noi abbiamo invitato a bordo, come facciamo ogni volta che parliamo di Lagoon, Simone Morelli. Simone Morelli è l'amministratore del gruppo NSS, che è il gruppo che possiede Cala de Sardi, perciò la marina dove noi facciamo base, ed è il primo dealer europeo per quanto riguarda i Lagoon, il secondo a livello mondiale. Il gruppo NSS possiede anche NSS Charter, che è la prima società di charter in Italia, per cui insomma un gruppo piuttosto corposo. Ma prima di andare a conoscere Morelli, io vi volevo invitare ad abbonarvi a SVN Solo VelaNet. Lo potete fare gratuitamente con il link che sta nella descrizione sotto il video. È importante, fatelo, perché così riceverete la nostra rivista digitale, che io, almeno io, trovo molto interessante, ma questo è scontato perché io la dirigo, e potrete sapere in anticipo quando andranno in onda i nostri video e che tipo di video stiamo facendo. In ultimo, le notizie. Riceverete ogni settimana una newsletter con le nostre notizie. Detto questo, andiamo a conoscere Simone Morelli. Grazie mille di averci ospitato, di averci dato la barca, di tutto quello che ci dai sempre. Va bene, grazie. Ti ringrazio ogni volta. Prego. Siamo sul Lagoon 50, sì, che è una barca bellissima. Io ho mostrato la parte davanti, ho parlato dell'albero, ho parlato dell'autovirante. Ci parli te del pozzetto? Sì, come lo vedi, questo pozzetto, diciamo, parla da solo. Noi siamo su una barca che chiamiamo Lagoon, chiama Lagoon 50. In realtà è un 48 piedi abbondante. Maxi, ok? Perché 48 piedi? Io lo indico come 48 piedi perché è il livello per entrare nell'utilizzo della barca come armatore senza pensare all'equipaggio. Diciamo, è l'ultimo scalino prima della barca
con equipaggio. Per cui questa è ancora una barca che io posso portare da solo. Sì. Con tutti i comfort delle barche più grandi, perché certo, ho un tender lift grande, importante, con cui utilizzo tranquillamente il mio tender. Questa pedana qui, no? Che io ci posso mettere il tender, poi la faccio scendere sott'acqua. Esatto. Arrivata sott'acqua, il tender va in acqua senza nessuno sforzo. E io la uso per tutto il giorno come pedana per fare il bagno. Lo oppure... porto all'altezza delle code. Esattamente. Un'altra caratteristica degli ultimi modelli Lagoon della linea nuova evolutiva che è iniziata dal 2012 è avere gli scalini molto bassi, sì, per poter scendere agevolmente in acqua e per avere questi pattini molto larghi che poi sono la zona conviviale della barca quando si fa il bagno. Le aree sono il pozzetto quando si mangia o quando si sta lì a rilassarsi dal sole e si sta un po' nella zona ombreggiata, la zona del fly che vedremo dopo, la parte di prua dell'happy hour e poi queste zone di poppa del bagno che abbiamo la piattaforma e i pattini appunto di poppa che sono molto molto... Sì, armata con la piattaforma diventa tutta una zona... Una zona conviviale. Sì, certo. Ed è molto molto, molto bella e molto fruibile. I volumi nel pozzetto, li vedi, sono grandi, abbiamo delle superfici importanti, il tavolo che si ripiega diventa un tavolo comodo per 10 persone, abbiamo vani per stivare il materiale sotto, abbiamo una chaise longue, abbiamo un lavabo con una zona diciamo... Lì vedete anche la macchina del ghiaccio, no? Un altro frigorifero, è tutta proprio comoda. Abbiamo in questa, come nei modelli più grandi, la zona delle chiusure laterali, quelle le chiusure in telo, in nylon, certo. E in stoffa. E poi è molto bella perché sono nascoste, esatto, non si vede niente. Sono integrate, quindi sono, solitamente sono arrotolate, invece queste sono proprio integrate. Esatto, quindi si possono lasciare tutto l'anno montate, certo, sono molto comode. Perfetto. Senti, parlato di questo, io ti devo fare una domanda che ultimamente ti faccio spesso, ma tu devi sapere che noi in redazione ci arrivano tante domande su questo argomento. E parliamo di programmi di gestione. La gente vuole sapere, è vero che mi posso comprare una barca come questa da NSS pagandola alla metà? Sì, è vero. Ecco, ripetiamolo perché ovvero, il cliente, come in tutti i nostri programmi di gestione, acquista la barca e diventa armatore della sua barca. Con la rendita che noi garantiamo vuoto per pieno per 7 anni, la barca la paga alla metà. Vero. Perfetto, per cui è una cosa che si può fare. Assolutamente. Contattate loro e loro poi ve lo spiegheranno. Noi invece il nostro compito è quello di illustrarvi la barca. Però sappiate che se volete potete comprare questa barca qui e pagarla la metà. Senti, vogliamo andare a vedere gli interni? Sì, è meglio perché con il vento che abbiamo adesso sta meglio. Comincia a sentire, vai. Senti Simone, quanti di questi catamarani hai nella tua flotta abbiamo charter? Abbiamo 3 Lagoon 50 nella nostra flotta charter, di cui 2 gemelli di questa versione, quindi 6 cabine e 4 bagni, ed una armatoriale, 4 cabine e 3 bagni. Perché voi dovete sapere che Simone è uno dei primi che ha creduto nel catamarano da charter e nella flotta che ha ben oltre 100 barche ne ha tanti. Quanti ne hai? Sì, quasi la metà, ne abbiamo oltre 45 catamarani. E questa comunque è una cosa importante, perché se volete comprare la barca o come armatori o per quello che dicevamo prima con il discorso dei programmi di gestione, beh, potete venire a noleggiarla per un weekend e rendervi conto se questa è veramente la barca che fa per voi. Ma adesso parliamo invece di questa barca all'interno, che mi sembra veramente molto molto bella, ma soprattutto molto grande. C'è questo divano, sì, che si è può enorme. Parlare di un divano sul mare, una villa sul mare. Sì. Qui abbiamo un divano a U aperto che la maggior parte delle persone non l'ha nemmeno a casa, un divano così grande con questi spazi. Veramente molto grande. E soprattutto col tavolo che è un pochino più piccolo, piccolo ci si muove bene, esatto, intorno. Esatto, si può allargare e in più abbiamo il televisore a 48 pollici integrato dentro questo mobile, questo mobiletto bar, si alza elettricamente e ti consente di vedere un po' da tutti quelli nella zona conviviale della barca una partita, un film, un gran premio, quello che uno vuole, in una zona un po' riparata, in giornata anche come oggi. Oggi abbiamo una 30ina di nodi di maestrale e siamo ancorati, sembra di essere a casa anche dal punto di vista del silenzio, perché un'altra caratteristica dei Lagoon è che hanno una coibentazione per il caldo e per il freddo e per i rumori importante, cioè negli strati della sovracoperta, delle fiancate, ci sono degli spazi riempiti con il termanto, che è un materiale, una specie di balsamo, sì, cellula chiusa, a cellula chiusa, che rende la barca sia dal punto di vista acustico che soprattutto dal punto di vista termico molto isolata, fresca, molto isolata. E questo, cioè, è molto importante. Questo è fondamentale, questo nella è vita di, diciamo, Poi vedo che abbiamo anche una bella cucina. Sì, la cucina è
essenziale ma confortevole. Abbiamo la lavastoviglie, abbiamo i quattro fuochi, il microonde, il forno normale, uno spazio grande di lavabo, un bel piano cottura, i due frighi a cassettoni che ormai sono... Quello sopra è frigorifero e quello sotto, sotto il freezer, è già, freezer. E sono comunque regolabili perché si riesce a... posso anche intercambiare... Esattamente, a compressione in base... E quello è un altro frigorifero. Esattamente. In più abbiamo un altro frigorifero nella discesa di sinistra, un ulteriore in più. Ed in più ne abbiamo uno esterno sotto il lavabo esterno, che è un option. Sì, ma tanto i frigo, le birre in barca devono essere sempre fresche. Oppure gli aperitivi, abbiamo anche la macchinetta del ghiaccio fuori. Ah, perfetto. Perché così non... Senti, e lì vedo che abbiamo anche il tavolo da carteggio, che ormai sta diventando una rarità. Esatto, ormai diciamo, io lo chiamo più lo svuota tasche che il tavolo a carteggio, certo. Perché ormai ci si appoggia tutto, il carteggio non si fa più come si faceva un tempo, si viaggia con il cartografico e la carta si tiene solo perché è prevista dalla legge. Senti, e mi parli invece un pochino dei layout delle barche. Sì, allora, questa barca si chiama Lagoon 50, ma in realtà è un 48 maxi, che vuol dire che non è troppo grande per richiedere obbligatoriamente un equipaggio e quindi si può ancora portare, diciamo, da sole. Un armatore che ha un minimo di pratica la porta tranquillamente. Per cui è un po' l'ultimo livello, prima di andare con l'equipaggio. È geniale perché consente all'armatore che la vuole portare senza equipaggio di avere una barca con la sua cabina armatoriale, quindi plenty of space, perché ha un pattino di 15 metri solo per lui, con un letto grande, la sua scrivania, bagno con box doccia separato enorme come a casa, doppio lavabo, ed in più, per la gioia delle signore, ha la cabina armadio. E la genialata è che grazie a questa struttura della dinette, con questo scalino rialzato, i nostri progettisti hanno trovato una soluzione geniale, ovvero andare a ricavare in questo volume sotto i pattini una terza cabina. Quindi abbiamo nel pattino di sinistra le due cabine prua e poppa gemelle, quindi stessa superficie, con bagno, con box doccia separato, eccetera, eccetera, ed in aggiunta abbiamo questo volume che può essere trasformato in terza cabina. Senti, ma vogliamo andarla a vedere? Vieni a vedere questo. Andiamo a vederlo, va? Appena scendi, diciamo, l'ultimo scalino, ti rendi conto della bellezza di questa cabina di poppa. Sì. Con letto ad isola, ci giri attorno tranquillamente e sei, una giornata come questa, siamo ancorati in una baia bellissima, hai questa percezione del colore. Con queste due vetrate, sì, sicuramente, mi sembra di stare... Il risveglio qua è un risveglio da sogno. Molto bello, okay. Veramente. E poi invece a prua ho un'altra cabina, sempre ospiti, sempre a isola. E hai queste grandi finestrature che anche qui sono molto, sì, molto importanti. Poi la barca Nauta Design come interni è essenziale, pulita e molto molto bella. E qui ho i due bagni. I due bagni, con il box doccia separato e quindi spazi per i... Sono gemelli questo gemelli, di poppa, esattamente uguali. Esattamente uguali, quindi non c'è da dire... La cabina di prua è più svantaggiata, no, rispetto sono, a quelle esattamente sono uguali, le superfici sono le stesse. E qui abbiamo la genalata. Quello che ti dicevo prima, abbiamo questo volume, grazie a quei 15 cm di rialzamento della dinette, che ha consentito di creare un letto matrimoniale, in realtà è un piano scorrevole che può diventare un letto singolo a una piazza e mezzo, certo. Oppure un letto matrimoniale pieno, allungandosi, e ti consente di avere una cabina comunque confortevole e comoda, con una sua apertura che dà sulla dinette, dotata di aria condizionata, quindi una vera cabina. La cabina è completamente indipendente. E a questo punto vogliamo andarla a provare? Andiamo a provare questa barca. Le condizioni sono anche ottimali, perché adesso abbiamo molto vento, ma... Però è calato un pochettino. Ora sta un po' calando, sì, quindi... Andiamo, saliamo su. Giornata stupenda, Simone, quanto vento abbiamo? Abbiamo 24 nodi di vento, ne stiamo facendo 8 e mezzo di speed over ground, quindi è un bel viaggiare. Bellissimo. Stiamo andando di bolina. Veramente bellissimo, guardate, non c'è mare, 24 nodi di vento di maestrale, qui non c'è un'onda, l'onda sarà 30 centimetri, è veramente un paradiso. Anche quando non ci sono 24 nodi, qui c'è una brezza che a quest'ora gira intorno ai 15-16 nodi. 12-15 nodi fissa. Con mare zero, il paradiso del velista. La barca va benissimo, si depressurizza, per cui si appoggia di più sullo scafo di destra, alza leggermente questo di sinistra e va avanti come un binario. Abbiamo una mano di terza d'olio e 4 giri sul fiocco. Il fiocco, nonostante sia autovirante, è imponente. Questo fatto del
dell'albero che è venuto indietro si sente in maniera marcata, il fiocco è veramente molto grande e spinge veramente molto bene. Prima di chiudere, mi dici che motori abbiamo? Sì, su questa barca abbiamo gli 80 cavalli Yammar, sono i motori maggiorati che prendiamo in tutte le versioni charter, perché di standard ai 57 ne mettiamo gli 80 maggiorati. Perché vi ricordo, questa è una barca charter, sta nella flotta NSS charter. Senti, che velocità fa con i motori questo? Al motore tranquillamente 8,5-9 di crociera. Per cui anche quando non ci abbiamo vento, insomma, i trasferimenti sono belli veloci. L'altra cosa da notare è questa, la finestratura qua che mi permette sempre di controllare la randa, una finestratura vera, non è tessuto trasparente, per cui sì, è sempre molto ben visibile. E il tettuccio è un hard top e anche questo è un plus e si può chiudere completamente, qui si mette la chiusura, si circonda completamente, per cui anche d'inverno potete portare la barca stando al caldo. E con questo io direi che abbiamo detto tutto quello che c'era da sapere sul Lagoon 50. Io ringrazio Simone e la NSS per averci dato una mano, per averci aiutato. Se il video vi è piaciuto e vi è interessato, dateci il vostro like e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Vela Net. E adesso viriamo.